Ecco, parlare del concilio, magari se giusto vado a Abbiategrasso mi fermerò a questo che è il primo libretto che introduce cos'è il concilio. Io introdurrei con il libretto di cui ho già corretto le bozze, che sarà, spero che esca prima di Pasqua, perché va al di là della pura cronaca. La grande discussione, e sarà il sottotitolo del libro, è continuità e discontinuità del Concilio. C'è una campagna in corso che scredita l'interpretazione data dalla, lo chiamano il Cenacolo Bolognese, che è il centro di documentazione fondato da Don Dossetti e diretto da Alberini, oggi da Melloni, e dicendo che anche persone autorevoli, a cominciare dall'arcivescovo di Bologna, oggi cardinale di Bologna, dice no, l'interpretazione non è corretta. Io ho chiesto al vescovo di Imola, che è il risultato che nel presentare Monsignor Quadri, che è un altro dei sopravvissuti, dei pochi sopravvissuti al Concilio, avrebbe sottolineato che l'interpretazione del Cenacolo bolognese non è corretta. Io l'ho visto, Monsignor Ghirelli, dico, ma perché dice così? No, perché loro dicono che è stato un evento ha cambiato tutto, invece no, è stata un'accelerazione. E tanto è vero che anche il Papa, nel discorso fatto alla Curia Romana il 22 dicembre 2005, ha detto ci sono due ermeneutiche, ecco, no? Due interpretazioni del Concilio. Una che parla di discontinuità e questo non è accettabile, perché non ci sono rotture, c'è quasi che fosse stata una nuova Costituzione, diceva il Papa. E l'altra della continuità, e quella che bisogna seguire. Nell'introduzione, il primo capitolo del mio libretto è che in realtà ci sono state due discontinuità, una radicale, per esempio che qualcuno che nel corso della storia della Chiesa c'è chi ha detto che il Concilio è superiore al Papa, oppure di certe applicazioni che si facevano quando nella liturgia, invece di leggere la lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, leggevano Che Guevara. Ecco, per dire, cioè questa è una discontinuità radicale. E probabilmente Paolo, Benedetto XVI, quel libro intervista fatto da Messori, dice che la cosa che l'ha sconvolto è stato il 68. Dopo il 68 così avrebbe ripensato un po', ecco, all'impostazione. E lui parla della continuità che è tipica, ecco, nella tradizione della Chiesa. E io dico che ci sono due continuità. Una è la continuità di cui parla lui, di cui parlava anche Paolo Giovanni XXIII, quando diceva non vogliamo fare delle nuove definizioni dogmatiche, vogliamo solo trovare il modo di presentare la verità alla gente di oggi. Ma c'è anche una continuità radicale, che è quella, per esempio, presentata da un certo Monsignor Marchetto, un volume di 400 pagine, direi era un nunzio che poi ebbe una grossa malattia, e adesso è segretario della commissione non so come si chiama, per i migranti, e lui dice praticamente che siccome Paolo VI accoglieva le istanze della minoranza, la minoranza erano quei dai 400 ai 500 vescovi che su iniziativa di Monsignor Lefebvre, di un italiano che era Monsignor Carli, di uno spagnolo che era Garracampos, familiare di Madrid, e di un brasiliano che era Sigò. Ricordo tutti, a ogni nuovo tema invitavano un teologo tradizionalista a presentare il punto di vista della tradizione. Facevano le riunioni nel collegio dei padri agostiniani in piazza del Santo Uffizio, noi li chiamavamo quelli del Santo Uffizio. Io non ho mai potuto andare perché fossi andato avrebbero pensato che era l'Ercaro che mandava il suo ausiliare per fare la spia, ma e che poi allora in concilio erano quelli che
contestavano le posizioni della maggioranza. Ora è vero che Paolo VI, la sua abilità, se vogliamo, è stato quello di tener conto, venendo incontro anche alle loro richieste. È da dire che non erano poi delle cose eccezionali, era forse più per dei motivi di prestigio. Io ricordo e cito il documento sull'ecumenismo, era già stampato, approvato e stampato, e Papa presentò 40 modifiche. E poi così nella discussione ne rimasero 21. Quella più tipica era che a un certo punto noi dicevamo che i fratelli separati, guidati dallo Spirito Santo, possono trovare Cristo, e lui fece cambiare che i fratelli separati, non senza la grazia del Signore, possono cercare Cristo. L'avesse detto prima, nessuno trovava da dire, ma aver corretto il trovare col cercare, quella mattina Schultz piangeva. Adesso, guardando le cose a distanza, è da dire che è stato un atto di saggezza quantomeno diplomatica, perché se fossero usciti dei documenti con 500-400 voti contrari, avrebbero sempre offerto il pretesto a qualcuno di dire sì, però. E invece lì c'erano soltanto 6, 7, 10 voti contrari. Potevano essere quelli più assoluti, come Lefebvre, che votava sempre contro, o poteva essere, come io ricordo, appena arrivai al Concilio nell'autunno del 63, si votava il documento sulla liturgia. Erano 6, 7, 8 votazioni tutte le mattine, perché si votava riga per riga. E c'era sempre un voto nullo, 2200 positivi, 100 negativi, un voto nullo, 2300, un voto nullo, un voto nullo, fino a una mattina non c'era più nessun voto nullo. Cioè, come mai non c'è il cardinale Fossati? Perché bisognava fare un segno con la matita magnetica entro il posto così, invece lui faceva su tutta la scheda, quindi nulla, 6 o 7 o 10 contrari su 2500, niente. Ma allora il buon Marchetto dice, vedi, siccome il Papa accoglieva le contestazioni della minoranza, il Concilio va interpretato secondo la minoranza. Questo detto papale si fa per dire. Allora la mia interpretazione, che presento in questo libretto, è che siccome Papa Giovanni, quando indisse il Concilio, disse non deve essere un concilio dogmatico, come sono stati tutti i vecchi concili, cioè fatti per precisare i dogmi, Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, e chi non ci crede, scomunicato, a lei lo aggiungo io, ma per dire, ecco, cioè era la precisazione della verità, e ecco, no, dice, ma non c'è bisogno di questo, questo deve essere un concilio pastorale, cioè un concilio, direi, rivolto alla comunicazione, come esprimere, della gente di oggi, in questo librettino di cui non faccio la reclam, io cito Dewey, il pedagogista americano, che diceva: se io devo insegnare il latino a un ragazzino che si chiama John, è importante che sappia bene il latino, ma è altrettanto importante che io conosca bene John, per sapere come devo dirglielo, come lui lo capirà. I 20 concili antecedenti avevano precisato il latino, le verità, i dogmi, questo, direi, diceva come lo diciamo alla gente di oggi. E allora, sul piano dogmatico c'è la continuità, ha ragione Benedetto XVI, ma sul piano pastorale c'è una grossa discontinuità. Ecco, allora io presento le 4 Costituzioni come i documenti fondamentali di ogni concilio, anche di questo concilio, e in quelle allora io trovo che davvero c'è stata una grossa novità, proprio perché l'attenzione è rivolta alla persona, ecco, alla persona come accoglie e come esprime.